Matteo, sì, cominciamo a parlare del Monte Varchi perché numeri alla mano la possiamo definire una delle più belle sorprese di questo inizio campionato? Sì, sorpresa, però oltre che sorpresa è anche una squadra molto organizzata, che ne ha promossa, che ha tanto entusiasmo, organizzata, sta bene in campo. È una squadra che ha veramente, ha giocatori con buona tecnica, hanno forza, gamba, perché quando ripartono sono veramente impressionanti, quindi sarà una partita molto difficile. Come la dovrà interpretare secondo te Pescara? Ma Pescara deve fare la sua partita, deve fare la sua partita e deve cercare di vincere come tutte le partite. Poi in campo ci sono tante dinamiche, tante cose che magari possono cambiare la partita, però noi scenderemo in campo per fare la nostra partita e provare a vincere. Durzi è un giocatore che ha grandissime qualità, quanto può essere importante il fatto che in coppia abbia anche trovato il gol? Durzi è un giocatore non importante, importantissimo, è un giocatore per noi molto importante, ha avuto tante occasioni, purtroppo gli è sempre girata male, adesso si è sbloccato, speriamo di, sono sicuro anzi che farà tanti gol in questa stagione. A proposito di Durzi, ha avuto spiegazioni da qualche vertice degli arbitri per il gol annullato, ha sentito qualcuno? No, caduta lì. Perché è inutile fare. Ormai è andato. No, solo se aveva avuto qualche spiegazione. No, l'abbiamo chiesto a fine partita, poi basta. È giusto, insomma, non ripensare a questo episodio che è stato veramente. Ha lasciato a tutti l'amore in bocca, però è inutile, bisogna andare a guardare avanti, bisogna cercare di pensare a Montevarchi. Come stanno? Chiudiamo Marilungo e Rauti che all'ultimo minuto proprio avevano saltato la partita di Coppa. Sì, hanno avuto qualche problemino e stanno bene, oggi sono allenati, quindi sicuramente domenica saranno a disposizione.